perché è importante affidarsi a un'agenzia, non necessariamente la nostra, però valutate bene di non affidarvi semplicemente al caso, quindi a fare delle tentativi di vendita da privato, perché avete incontrato tantissime problematiche. In primis, clientela non selezionata, difficilmente riuscirete a spiegare al telefono se non avete un minimo di come dire, esperienza per poter capire dall'altra parte la persona cosa sta effettivamente cercando. Tanti miei clienti che si sono affidati, dopo un po' di tempo che hanno provato loro a vendere, hanno detto basta, non ne posso più. E poi dopo c'è anche un altro piccolo particolare che succede, che in Italia delle volte uno se lo dimentica, però non siamo tutelati a livello legale e legislativo da un punto di vista dei furti, nel senso che voi magari ricevete una telefonata da una persona che è un malintenzionato, in questo momento qua sta lavorando per poter portare a termine qualche furto e sa perfettamente i vostri spostamenti, magari è venuto a visitare casa vostra e ha visto che avete l'allarme in un determinato punto, che si può entrare da una determinata finestra, che c'è la cassaforte, che non avete magari l'allarme, e magari vi chiama chiedendo se può venire a fare la visita sabato prossimo. Voi dite no, guarda, sono al mare tutto il weekend e lui sa che la casa è libera. Queste cose qua, non, cioè delle volte non si arriva a pensare. Però non ci pensa, però effettivamente questo è quello che poi capita, tante volte quello che leggiamo poi sui giornali. Esatto. Oppure non, non pensiamo che sia stata quella persona perché si è affidata. O banalmente pensiamo sempre che capitino agli altri e mai a noi. Esatto. Dopo affidarsi a un'agenzia, quindi ti permette di avere clientela referenziata. Innanzitutto a noi devono dare, prima di venire a fare una visita, nome, cognome, anche spesso e volentieri i dati anagrafici, comprensivi anche delle fotocopie, delle carte d'identità e dei codici fiscali. Noi andiamo a fare una prequalifica in ufficio, sempre, quindi non prendiamo la telefonata, ok, ti portiamo tal giorno la persona, viene in ufficio, facciamo una prequalifica. Se la persona non vuole venire in ufficio, al 90% sono persone interessate, ma i cosiddetti turisti immobiliare, che ormai conosciamo tutti. Affidarsi a un'agenzia, oltre a tutte queste cose qua che ti fanno perdere il meno tempo possibile, perché ognuno avrà il proprio lavoro, quindi vuol dire dedicare tempo a poter far vedere la casa, ma è avere la possibilità di determinare il prezzo di mercato giusto, che è quello che fa la differenza dello spartiacque tra il vendere velocemente al miglior prezzo e quello di non vendere, oppure aspettare anni, sperare, avere i sogni che capiti questa cosa, e di conseguenza avere un'agenzia che ti segue in tutto questo ti può anche dare la possibilità di realizzare più soldi del tuo immobile. Ciao a tutti e grazie ancora dell'attenzione. A presto.